Sono Vincenzo Schiattarella, sono un medico geriatra e sono responsabile di questa RSA dell'ASL Napoli 1 Centro, una RSA ad alto carico assistenziale, cioè noi ci occupiamo di pazienti che sono più gravi. Nell'ASL esistono altre strutture, un'altra ad alto carico assistenziale e altre a medio-basso carico assistenziale, cioè che si occupano di pazienti meno gravi da un punto di vista clinico. L'esperienza di questa esercitazione è stata estremamente positiva. Il conoscere il mondo del volontariato, il mondo della protezione civile da vicino e ci ha permesso di testare anche le nostre capacità in una situazione che si spera sempre che non accada, ma che potrebbe accadere. A noi una cosa che ce lo ricorda costantemente è l'odore di zolfo. L'esercitazione ci ha permesso di testare quello che noi avevamo soltanto pensato da un punto di vista teorico, cioè quello di raccogliere i pazienti appunto in un punto raccolta con una sintesi della cartella clinica che permettesse quindi agli altri sanitari cui saranno affidati di gestire al meglio i pazienti, un minimo di terapia per poter far fronte ad eventuali carenze nell'immediato, nelle primissime ore oppure nei primissimi giorni, e un minimo di bagaglio. Noi in circa 2 ore abbiamo portato 24 pazienti dai livelli superiori, cioè dal piano terra e dal primo piano, nel punto raccolta che è la nostra palestra, che è al piano, che è appunto in un terzo livello, un piano per lo più all'aperto, ma che ha una piccola zona seminterrata. Questo ci consente agli automezzi di venire senza barriere architettoniche, di favorire quindi il passaggio del paziente dalla struttura all'automezzo, sia se in barella o in sedia a rotelle, oppure insomma sia capace di deambulare autonomamente.